Aggiorniamo la strategia per l'ultimo mese di quest'anno di crisi economica ma lieto fine finanziario. Parliamo di pandemia, macroeconomia e politiche economiche e infine delle implicazioni di queste sui mercati. Allora, dal punto di vista della pandemia, la diffusione del Covid è chiaramente in atto su tutto l'emisfero nord e da un paio di mesi viene contrastata con dei lockdown, però più leggeri di quanto non fossero la primavera scorsa. D'altro canto, un impatto sui servizi ce l'hanno senz'altro. Sappiamo però come funziona, l'abbiamo già vissuto in primavera e adesso abbiamo la luce alla fine del tunnel rappresentata dai vaccini. D'altra parte, le buone notizie sui vaccini uscite a novembre da parte di Pfizer, Moderna e alla fine anche AstraZeneca sono ormai in buona parte incorporate nei prezzi. Si è vista una forte outperformance dei ciclici e dell'Europa, che più di altre aree del mondo risente della novità positiva per la crescita, per il ritorno a una normale attività economica. Ecco, dal punto di vista della macroeconomia, cosa sta succedendo? Il ciclo mondiale tutto sommato è in buona salute, lo si vede anche da una discreta ripresa del commercio internazionale. Però si vede anche una flessione, ovviamente corrispondente al distanziamento sociale, negli indici di mobilità. Insomma, in buona sostanza, quella che era una V molto acuta nella ripresa, in questo momento non sarà probabilmente una W, non siamo così pessimisti perché i lockdown sono più tenui che non la primavera scorsa, ma certo avremo una pausa tra il quarto trimestre di quest'anno e il primo dell'anno prossimo. In tema di politiche economiche, l'intervento fiscale americano è necessario, l'abbiamo detto tante volte, per evitare il vuoto d'aria che si creerebbe nel momento in cui vengono a mancare le misure messe in atto in passato. Ormai ci si aspetta, si sta discutendo di una ipotesi bipartisan da un trilione di dollari che potrebbe anche essere approvato prima della fine dell'anno. Se non lo sarà, sarà certamente attivato con l'insediamento della nuova amministrazione il 20 gennaio, poco dopo. L'Europa invece è un po' più in difficoltà perché il sentiero di approvazione del Next Generation EU sta incontrando degli ostacoli col veto di Polonia e Ungheria, che forse potrebbe essere risolto proprio nella riunione di inizio dicembre. Se non lo sarà, il percorso sarà un po' più farraginoso, ma insomma, tutto sommato, sarebbe lecito aspettarsi comunque una soluzione a breve di tipo tecnico-giuridico. A questo punto possiamo dire che l'impatto però di questo pacchetto si sentirà molto più avanti, non prima della primavera, e probabilmente varrà una 4-5 punti percentuali cumulativi nel corso dei prossimi anni. Insomma, l'Europa fa un po' più fatica ad agire sul piano fiscale. A dicembre invece ci sono due importanti appuntamenti di politica monetaria. La BCE in particolare ha già annunciato di voler estendere nel tempo, non nel ritmo, ma quindi necessariamente nel volume, l'intervento in acquisto di titoli di Stato varato la primavera scorsa, il cosiddetto PEP. Non è una sorpresa quindi se lo conferma nella sua riunione, sarebbe invece davvero una sorpresa se per caso mettesse mano ai tassi di interesse. Non ci aspettiamo che questo avvenga a breve, però potrebbe succedere, non lo escludiamo insomma, in caso di un rafforzamento eccessivo dell'euro. L'altra misura che tutti si attendono è un aumento della liquidità immessa tramite il TLTRO, quindi tramite il sistema bancario. La Fed ha la sua riunione anche lei, l'ultima di questo 2020, in cui però ci aspettiamo un po' meno, non crediamo che faccia altro che non rinnovare alcune delle misure straordinarie varate in primavera, ma in questo momento probabilmente sarà un po' più attendista rispetto alle politiche fiscali, prima di prendere eventuali ulteriori iniziative. Come si traduce tutto questo in termini di atteggiamento sul mercato? Beh, tatticamente siamo un po' più prudenti, un po' più cauti, perché di fatto il sentiment è molto tirato e le valutazioni certamente piene. Ma guardando avanti siamo sostanzialmente costruttivi. D'altro canto veniamo da un anno, il 2020, in cui abbiamo avuto un crollo degli utili aziendali di circa il 15%, ma una rivalutazione, un'espansione dei multipli pari al 25%, con un risultato quindi per medio, per gli indici azionari, positivo del 10%. L'anno prossimo si ribalterà il gioco delle parti, delle componenti. Avremo certamente utili in ripresa insieme al ciclo economico, ma a quel punto, a un certo punto, si avrà un vento contrario dal punto di vista
vista dell'andamento dei multipli che dovrebbero riflettere l'esaurirsi della spinta di liquidità. Ebbene, quella potrebbe valere addirittura un 15%. Espansione quindi degli utili del 25 meno il 15, di nuovo un anno positivo comunque, anche se ovviamente non tanto quanto gli utili potrebbero far pensare. Dato lo scambio nelle componenti, diciamo, di performance, l'anno potrebbe essere un po' più complicato dal punto di vista tattico, magari anche contrassegnato da fasi diverse. E lo stesso potrebbe dirsi per il gioco geografico. Noi pensiamo che i mercati emergenti siano sostanzialmente un investimento di tipo strategico, mentre è possibile che l'America risenta positivamente della spinta fiscale all'inizio dell'anno e poi diventi un po' più il turno dell'Europa nella seconda metà dell'anno, quando si faranno sentire gli effetti appunto del Next Generation EU. Dal punto di vista del dollaro, abbiamo visto un importante scivolamento in questa fase che potrebbe, io credo, assestarsi invece per un po'. Dopodiché però alla fine dell'anno prossimo è probabile veda un dollaro più o meno a 1,25 contro l'euro. Non mi resta che farvi gli auguri per il miglior termine possibile di questo difficile 2020. Noi ci rivedremo nel 2021, ricordiamoci che sarà l'anno del vaccino e speriamo quello in cui ci lasceremo un po' alle spalle le preoccupazioni di quest'anno.